Bentornati nel canale delle Burneo. In questo video metterò sia le patch, perché ho visto che PES Fan Team hanno fatto un grande lavoro, hanno fatto la versione definitiva, la versione 7 delle patch per PES 2020, e vedremo questo. Poi andremo a fare l'aggiornamento invece del giovedì, 12 dicembre. E niente, vi voglio fare un piccolo tutorial su come si mettono le patch. Allora, dovete andare nel... basta che scrivete su Google patch versione 7 PES Team e vi verrà fuori la pagina con appunto dove si può scaricare il link per le patch. Poi loro sono molto bravi, in quella pagina dedicata c'è tutto il tutorial su come metterle, ma ve lo voglio spiegare anch'io qui in video. Il file che potete mettere, le patch versione 7, potete metterlo, se non avete niente basta scaricarlo e metterlo. Se avete qualche altro file opzione diverso da quello di PES Team, dovete andare nel menu principale della PlayStation, sotto la voce impostazione, andare in gestione dati salvati delle applicazioni, fare dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema e eliminare sotto la voce eFootball PES 2020 sia i dati di modifica che i backup dei dati di modifica e lasciare solo i dati di sistema. E invece se avete già la versione precedente di PES Team, come io avevo la versione 6, basta solo andare a eliminare, come vi ho fatto vedere, le immagini. Allora, innanzitutto alla versione 7 bisogna andare ad eliminare tutte le immagini vecchie. E torniamo un attimo indietro, e una volta scaricato il link bisogna aprire il file con WinRAR e salvare, cioè esportate la cartella con scritto WePES e la dovete mettere su una chiavetta USB da poi collegare alla PlayStation in formato FAT32, se non sbaglio. Vabbè, poi facciamo un attimo un passo indietro anche qui. Allora, dalla schermata principale andate qui su impostazioni, modifica, allora ho detto si va su importa e esporta e si va a eliminare tutte le immagini, perché io avevo la versione 6, quindi divisa L, non ci sono immagini, perfetto, divisa S, eccole qua, fai elimina tutte le immagini e fai ok. Logicamente poi la parte più, quando vado a caricare la nuova patch sospenderò il caricamento perché è lungo e vi taglio la parte del video col caricamento, cioè non la metto perché sennò diventa il video diventa troppo lungo. Comunque le spiegazioni ve le faccio chiare. Ok, andate a eliminare tutto quello che c'è di immagini. Ammazza, 293 foto, logo, però sponsor, tanti, cioè hai fatto veramente bene quest'anno. Ok, una volta eliminato tutto, tutte le immagini, andate su, e prima di tutto andate su importa competizione. Vi richiederà la chiavetta. Ok, vedete, la trovate. Fai, vai a impostazione. Tanto
quadrato e si seleziona tutto. Vai a impostazioni dettagliate, sovrascrivi, fai le immagini con nome, se un nome uguale e date ok. Perfetto, fatto questo, si va in importa squadra. Vi chiederà sempre l'archiviazione della chiavetta USB. Selezionate tutto, va in impostazioni dettagliate. Dovete fare applica dati giocatori squadra, sovrascrittura, fa l'immagine con nome uguale e dare l'ok. Ecco, questi sono tanti, quindi qui adesso metto in pausa il video e poi vi riprendo quando hanno finito. Ecco, vedete, ha quasi terminato, ha quasi finito. Ok, ha fatto tutte le squadre, diamo ok e ritorna nell'importa esporta. Una volta fatto, finito l'importo esposta dell'impostazione, se vabbè, domani ve lo dico. Finita questa procedura del trasferimento delle squadre, e niente, bisogna uscire e fare sì perché i dati vengano salvati. Ok, poi andate su impostazioni. Che siamo dentro le impostazioni e fare applica all'ultimo aggiornamento live. Dovete lasciare solo le squadre club, non le nazionali, e poi fare ok. Adesso metterà il contenuto che abbiamo scaricato adesso. Dai, dai, 46, 40, esatto. So che dopo il 40 e passa fa veloce. Fare sì. Ok, e abbiamo salvato la patch. Ok. Dopo aver fatto questo, bisogna tornare all'interno delle impostazioni, andare sempre in modifica. Perché probabilmente se non lo facciamo restano dei doppioni. Quindi andare sempre su importa esporta, importa squadra. E bisogna selezionare alcune squadre adesso. Allora, bisogna trovare l'RZ qualcosa. Allora sono l'Urawa Reds. Poi il Sanfrecce Hiroshima. Ok, dopo i vari Kawasaki. Kawasaki frontale, Kawasaki Antlers. Allora, il Sanfrecce Hiroshima. Kawasaki frontale, Kawasaki Antlers. Poi cos'era? L'RZ Pellets, il malmo dovrebbe essere qua. Ok. Applica dati giocatori e sovrascrittura immagine con nome uguale, me l'ho dimenticato di mettere.
Ok, l'abbiamo fatto. Poi per sistemare le varie cose bisogna andare in struttura competizione che non è qua, ma è qua. Nelle competizioni, struttura competizione Europa, cercate la Bundesliga. Io penso di averla già sistemata comunque. Mi sembra perché l'avevo già sistemata la volta scorsa, ma comunque nel sito di PES Team trovate tutte le foto, le cose. Io le avevo già sistemate, credo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, sono 18 squadre, ma io l'avevo già sistemata, vedete, col Köln, Mainz, l'Unione Berlino, l'Asburgo, il Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco, il Borussia. Sono già sistemate. E poi dovete sistemare anche la J1 League a 18 squadre, quindi in Asia. Vedete già 18 squadre, io l'avevo già sistemata. Quindi mi rimane. E basta. E poi avete terminato di mettere le patch. Eh sì, poi avete finito. Poi basta uscire e avete finito. E adesso vi faccio vedere. Facciamo partita in locale. Adesso farà l'aggiornamento live in corso. Per esempio, se vedete che ha messo a posto tutto quanto, com'era. Però per esempio se prendo la Juve dovrebbe avere le 4 maglie, credo. No, ho sbagliato, scusate. La Juve, proviamo Juve e Inter. Chi è che ha le 4 maglie? Proviamo il Napoli. Esatto, sono 4, la seconda maglia della Juve. La terza e la quarta. Vista? E nave c'è la prima, la seconda, la terza e la quarta maglia. Poi la quarta e la prima. Ah, in bianco invece la quarta ha le spalle nere. Sì, beh, non è che cambia solo questo, cambia penso diverse cose, è stato implementato comunque al 100%, cioè tutto completo, le maglie, gli scarpini, gli stadi, tutto. Logicamente per quando giocate offline ricordatevi qui, non qui, adesso esco, qui dovete fare aggiornamenti live, no, premendo il tasto R3 togliete gli aggiornamenti live perché altrimenti vi tiene l'aggiornamento di PES. E per esempio certe squadre non le avete. Perché per esempio se io adesso da qui, sempre seleziono la squadra, vado su qua, le squadre classiche, vedete, e prendo l'Europa classica per esempio, lasciando gli aggiornamenti, quindi contro i World Classic, vedete i nomi? Tornatore, Junky, Binkurt, tutti i nomi strani. Invece guardate, faccio aggiornamenti live, no, e riprendo le stesse squadre. Vedete Camba, Resi, Maldini, Nzala, Zubi, Raya, Iniesta, Nedved, Beckham, Zidane, Del Piero, Totti. Vediamo schema di gioco, vedete, sono tutti Guri, Juli, Figo, Clive, Toldo, Campbell, Dida, Rocha, Lugano, Cafu. Sono sistemati giusti. Ok. E fin qua ci siamo. Adesso andiamo a vedere che cosa hanno messo l'aggiornamento e facciamo il solito aggiornamento 12 dicembre. Quindi esco. E andiamo in My Club. Sicuramente mi hanno retrocesso in divisione 6. Vabbè, ragazzi, ve l'avevo già detto nei video che ho postato giorni ieri, anche l'altro ieri. Cioè con l'uscita della Light e io non ero ancora una valutazione da non giocare contro i possessori della Light e
e mi hanno disintegrato. Allora hanno messo Messi, ancora Player of the Week, ancora Messi. Però c'è Neymar, Varane, Depay, Muslera, Vardy, Keita, Milinkovic-Savic, Martial, Van Bissaka e Ansaldi. Boh, Neymar e Messi perché io non ce l'ho, Varane, cioè anche Varane non sarebbe male. Perché Varane... Perché Varane io ce l'ho già a 91. Cioè, trovare l'if non serve a niente. Però io non ho le monete, quindi mi attacco a sapete a cosa? Al cazzo. Vabbè, andiamo avanti. Oh, finalmente ieri ho trovato il portiere, ragazzi. 11.000 GP mi hanno dato. Sono arrivato tredicesimo. Vabbè, alla vista che mi sparavano in divisione 6. Cioè, ragazzi, adesso vi faccio vedere anche le partite. Mi hanno distrutto con i possessori della Light. Guardate, valutazione da 5,82. Sono sceso a 4,77, ragazzi. Cioè, ho 4 sconfitte in più delle vittorie. E ne avevo 6 vittorie o 7 vittorie in più delle sconfitte. Percentuale di 36,5. Media gol segnati 1,39. Gol subiti 1,47. Cioè, 36 pareggi. E adesso vi faccio vedere quante partite mi ha fatto perdere. Tutti contro quelli che avevano la light. Beh, posto in arrivo sono i 25.000 GP. Che riprendiamo. Ah, per il sondaggio. Sono i 25.000 GP del sondaggio. Perfetto. Perché ho fatto il sondaggio. Che cosa pensavi di PES? Ho 148.000 GP. Megoglioni. Ah, sì. Ultime 20 partite. Guardate, guardate che disastro. Cioè, ieri ho perso 2-1. L'ultima l'ho giocata tardissimo alle 3. Cioè. Contro Big Fish. Questo non aveva la light. Gli ho anche scritto se aveva la light, ma come sempre non ti rispondono. Cioè, guardate questo, ha 218 sconfitte. Col 29,4% ho perso, fioi. Cioè, ho perso. Vabbè. Qua l'ho vinta perché il mio avversario si è disconnesso. Qua ho perso 3-0. Questa era forte, però. Però guardate, le sconfitte. Allora è una, due. Tre, quattro, cinque, sei, sette, qua dice sei, ma le ho contate perché adesso rimane al nove, ma fioi sei più altre otto, nove, cioè ne avrò perse 15 tipo, quindi 15 no, ma 12 è sicura sì. C'è 12, un paio di pareggi e 3 vittorie, 4 vittorie, cioè. Lasciamo perdere, guarda. Lasciamo proprio perdere, che tanto, guarda. Mi hanno risparato praticamente a... Così posso giocare sempre con quelli della Light. Ecco, adesso io sono proprio da Light. Cioè, mi hanno messo con i server della Light. Perfetto. Cioè, vuol dire che ogni volta che trovo quello che ha la Light, la prendo nel sedere. Vabbè, andiamo a fare la squadra. Di Abraham, ma si è assegnato anche ieri. Vabbè, lasciamo perdere, guarda. Rinnovo il contratto a Mané. Vabbè, è D, quindi non lo posso mettere. Perfetto. Hazard C. Oh, tutto il centrocampo B, guardate. Zielinski, Rodri e Kroos. Van Dijk è sempre B. Alaba e D. Perfetto. Metteremo Marcelo. Poi Varane dovrebbe essere. Vabbè, ho questo che è su, lo mettiamo qui. Ronaldo lo mettiamo qui. Griezmann lo mettiamo al posto di Hazard. Hazard me lo metto di là. Poi metterei lui al posto di Zielinski. Cioè, Ter Stegen l'ho trovato, è D. Cioè,
Cioè, Ter Stegen l'hanno fatto. L'ho trovato ieri e già lettera D. No, io non so dove vanno a pescare le cose, guarda. Non lo so dove che le vanno a trovare. Varane A, lo sapevo. Anzi, farei così. Esatto. E poi chi abbiamo? Avremo lui ma solo un contratto. Abbiamo Modric a due contratti. Abbiamo Sané a uno. Posso portarmi anche lui, volendo. Vidal e Wijnaldum. Però io direi che loro che sono tutti B di porto. Praticamente mi manca Mané ne ha 10. Slimani ne ha 4. O mi porto lui, però ne ha uno solo, o mi porto Sané, che ne ha uno uguale. Eh sì, o Sané o Bernardo Silva. Però esterni sono a posto, mi manca lui, devo portare. Ok, abbiamo superato addirittura. Ok. Così dai allora la squadra. Ter Stegen D, Fiori. Ter Stegen D. Trovato ieri. Trovato ieri. Vedete, livello 3 di 23. Trovato ieri. Vabbè. Vai, Trippier, Varane, Van Dijk, Marcello. Areola in panchina. Abbiamo terzino, João Cancelo. Poi c'è Ginter. Vabbè, Ter Stegen lo lasceremo là. Hazard, Ronaldo, Griezmann, Thiago Alcantara, Rodri, Kroos. Però Thiago Alcantara sarebbe meglio farlo giocare di là perché fa anche il terzino sinistro. Quindi Kroos di qua e Alcantara di là. Varane va bene là, Van Dijk va bene là, così. Panchina Zielinski, Mané, Bernardo Silva, Slimani. Ginter, è il portiere che tanto. Vabbè, lettera D, trova ieri. Vabbè. Abbiamo fatto tutto. Vabbè, quella di GP me la guardavo per i cazzi miei. E vediamo. Allora, non mi sono detto le leggende dal 16. Cioè, agente speciale. Ah no, hanno messo Kluivert, Del Piero e chi se st'altro. Scusa. Allora, hanno messo Del Piero 88, Kluivert 86, ed ecco, trequartista. Sì, però ha monete. Poi ho visto che per Natale, dal 16, c'è tutta una cosa natalizia che non è male, con anche le leggende. I Player of the Weeks li abbiamo visti, ve li faccio rivedere, sono 100% palla nera. Vabbè, c'è Messi ancora, cioè Messi ha rotto le palle. Neymar, Varane, Depay, Muslera, James Vardy. Keita, Milinkovic-Savic, Martial è forte, mi piace perché lo puoi mettere anche seconda punta, mi pare, o punta. Terzino a sinistra, terzino a destra. Vabbè, un po' per quelli che hanno la light si fanno la squadra. Guarda, terzino a destra, terzino a sinistra. In caso che hanno il centrocampista laterale, c'hanno Martial. A centrocampo addirittura due, Savic e Keita. Punte, Vardy e Depay. Poi in porta un bel Muslera 90 che non fa mai schifo, un difensore centrale bello forte che se varà, un esterno sinistro niente po' di meno che Neymar a 94 e Messi, capito? Ti fai tutto il reparto, fai tre giri qua, magari trovi Muslera, Varane e Neymar, non sai che faccia schifo, o trovi non so Milinkovic-Savic, Vardy e Messi, cioè, vabbè. Diciamo che come sempre è così e non c'è altro, mi pare. Ah, le partite. Che cosa hanno aggiunto di partita? Sfide di oggi, vabbè, c'è il match day come sempre. C'è la Coppa Challenge contro con Palanera, ma l'ho già fatta. Infatti, vedete, è già marcata che l'ho già fatto. C'è la seta Coppa Challenge online, che ormai. Tanto sappiamo che sono 10.000 GP.
E poi c'è il match day, con il match day saranno 60 milioni di squadre, immagino. Sì, sempre quelle 5 lì, dell'Europa, cosa hanno messo? Europa League, no? Sì, della Liga E-League. Potete giocarvi il match day. Oggi è con le personalizzate, ovvero con la squadra di My Club. Vabbè, se vi è piaciuto il video, patch più aggiornamento nuovo del 12 dicembre, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!